adesso penso che hai una squadra importante a questo punto, no? Dopo sei uomini che sono arrivati, ci dicono gli spessori, insomma, immagino che sarai contento. Sono contentissimo, adesso ho a disposizione una rosa molto più ampia e molto più competitiva sicuramente, è quello che cercavamo dall'inizio e ad oggi abbiamo chiuso, diciamo, il cerchio, abbiamo realizzato, hanno realizzato, insomma, i miei desideri di avere dei giocatori importanti in tutte le reparti. E sono soddisfatto, insomma. Prime scelte, no? Tutte le prime scelte, mi pare che... Sì, sì, si è lavorato molto bene su questo mercato, diciamo, si chiama di riparazione, ma noi avevamo proprio bisogno di avere altre armi da proporre e naturalmente si è fatto un ottimo lavoro scegliendo proprio giocatori adatti al mio modo di giocare e giocatori importanti per questa categoria. È andato tutto bene e quindi bel lavoro. Sicuramente comunque è sempre meglio rischiare con qualcosa che hai a disposizione che invece avere poco e non avere quelle armi necessarie, sicuramente. Domani vedremo già l'opera e gli acquisti che sarà. Sì, Nigro sicuramente, ma penso anche Tommy che ci raggiungerà. E eravamo in questa settimana scoperti nella zona, diciamo, di sinistra e si è anche lì operato nelle ultime ore di mercato per far arrivare questo giocatore. E sì, penso che giocherà anche Tommy, sì. Ci dovrei parlare un pochino oggi, visto che non lo conosco personalmente, quindi... Nigro, dove lo vedremo? Al centro oppure lo vedremo? Nigro, anche lì da decidere con Spinosa o Nigro alla fase, diciamo, di interdizione davanti alla difesa. Penso sicuramente più Nigro e per mantenere anche gli equilibri del Sole e Spinosa nel loro ruolo. Ma sono esattamente quelli che servono per il tuo modo, quindi c'è il 4 che fai la partita da Cesco, la partita da Mazzoni, da Andrea, quindi insomma anche questo credo che sia qualcosa che identifichi per quello fatto di oggi, no? Assolutamente, sì, c'è stata ampia collaborazione, questo mi fa piacere perché i nostri operatori, sia Traini che De Meis, hanno cercato di darmi e di mettermi a disposizione quei giocatori che sulla carta erano adatti proprio al modo di giocare. Abbiamo preso, secondo me, le prime scelte che siamo riusciti a trovare sul mercato e quindi sicuramente un atto di fiducia verso l'allenatore e una pacca sulle spalle. Adesso tocca a te e mi sembra giusto. Adesso mister siamo tutto nelle due mani, ti faccio un in bocca al lupo. No, ma è proprio così, come no, dicevo. Io volevo dire una cosa, poi dopo Marco è stato quello che ha apprezzato più di tutti, cioè devo essere molto onesto, sembrerebbe quasi che magari io e il presidente ci siamo mossi, invece Marco, se ti faccio leggere tutti i messaggi ogni 20 minuti, come siamo messi diretto, quindi voglio dire, lui ha spinto molto. Sono contento soltanto di una cosa, che i nomi che avevamo fatto all'inizio, tranne Tommy che è uscito nell'ultima settimana, perché parlando col mister, il mister ha detto ma se dobbiamo fare cose così col presidente facciamolo in maniera tosta, inutile prendere uno di transizione per poi metterci le mani nuovamente. È venuto fuori questo nome che al mister piaceva molto, io l'avevo avuto ad Ascoli e devo dire che siamo riusciti veramente a raggiungere tutto quello che all'inizio avevamo fatto. È stato un po' difficoltoso perché chiaramente quando, io dico sempre, quando esce un nome e magari gli altri o non ci pensano o magari pensano che la squadra di proprietà non svincolerebbe mai, quindi quando viene fuori il nome poi ci si buttano e a volte non si riesce a venirne fuori
per portarlo via, perché poi io dico sempre al sud c'è un vantaggio e uno svantaggio. Lo svantaggio è quello che magari va a fare un campionato un pochino più duro forse, no? Come diceva appunto Elio Nigro, un pochino più rude, però c'è il vantaggio, poi non so fino a che punto, a livello economico, perché loro ti promettono, ti dicono guarda io ti do 30.000 euro in più, che per noi diventa impensabile una cosa del genere, poi magari non li pagano, quindi c'è lo svantaggio di dover competere con delle realtà dove loro non danno peso al denaro. Poi c'è il vantaggio invece, sai, che ci troviamo in una piazza blasonata come Rimini, dove si sta bene, si è bene, e allora lì magari abbiamo avuto quel piccolo vantaggio. Però, come ha detto il mister, abbiamo lavorato tutti e tre in maniera veramente tosta, siamo stati sul pezzo sempre, e la cosa importante penso che sia quella di aver raggiunto gli obiettivi che col mister abbiamo ipotizzato. Marco, questa è un'ottima settimana di mercato, si può avere forse il rischio di dimenticarsi poi il partito singolo sul campo? Mi auguro di no. No, prima ho sentito una domanda, mi sembra, a Scotti, l'euforia dello spogliatoio, l'entusiasmo. È fuori dubbio che anche i ragazzi inconsciamente nel periodo diciamo di 10 giorni fa, 15 giorni fa, quando c'erano state soltanto cessioni e nessuna entrata, c'era un pochino di scoramento, un pochino di, non so, anche di delusione per capire se la società era in grado di operare sul mercato e di mettermi ancora a disposizione una rosa competitiva. E invece in questa settimana, visto il mercato che siamo riusciti a fare e i ragazzi che abbiamo portato dentro, insomma, nei vecchi diciamo c'è entusiasmo e c'è voglia naturalmente di raggiungere questo obiettivo. Ma appunto questo, come la squadra sta vivendo queste giornate? No, assolutamente, poi adesso, cioè, assolutamente sì, è una partita chiave molto importante, ce l'abbiamo subito tra 24 ore. E poi c'è anche una sana competizione in questo momento dalla prossima settimana, quando saremo al completo, perché in tutti i reparti abbiamo giocatori validi, ecco, giocatori che dovranno sudarsi il posto. La difficoltà adesso, visto che la squadra sarà quella di inserire molto in fretta diversi giocatori. Sì, questa è una delle difficoltà, perché il tempo non abbiamo tempo per sbagliare, abbiamo proprio il tempo necessario per lavorare, per far bene. Quindi anche il lavoro che faremo sul campo sarà molto più intenso, perché naturalmente i nuovi dovranno integrarsi al mio modo di giocare, anche se devo dire il 4-3-3 potrebbe essere un pochino più facile di espressione che non altre soluzioni o altri metodi. Sono ragazzi esperti che hanno nella loro carriera giocato con tanti allenatori, con tanti moduli diversi, quindi. Però c'è sicuramente, per integrarli subito, da martedì dovremo lavorare sodo su tutto quanto. L'importante è Renate, che forse la squadra abbia di nome di quelli che stanno allenando, però sicuramente ricordava la parte dell'andata, forse una di quelli che hanno sotto in difficoltà. Assolutamente. È una squadra che ti fa giocare poco, perché è molto aggressiva, ha molta corsa. L'abbiamo visto all'andata, forse è stata la partita dove non siamo riusciti neanche a tirare in porta una volta, a parte l'occasione del gol, dove è stata fatta una bellissima giocata. Tra l'altro loro erano in 10 in quella circostanza, quindi sappiamo che sarà una partita difficile, proprio perché andiamo a incontrare una squadra che sta molto bene innanzitutto. È vero che ha perso due domeniche fa in casa con il Forlì, però è andata subito a vincere a Cuneo. E quindi dobbiamo mettere, al di là della, forse il tasso tecnico in questo momento forse migliore il nostro, ma dobbiamo pareggiare la loro aggressività e il loro modo di stare in campo, che sennò diventa difficile. Marco, proprio di questo mi chiedi, il Renato è una squadra che fuori casa ha vinto di più, mi pare, però in casa concede molto. Sono squadre che proprio
costruite per non creare, per non prendere prima di tutto, e quindi fuori dubbio che in trasferta si arroccano un pochino di più, e l'abbiamo visto 3 mesi fa quando sono venuti qua, e grande aggressività, grandi coperture, fanno anche un discreto calcio, devo dire. È normale che fuori casa, difendendosi, hanno più spazi per offendere. Infatti ho visto anche lo score loro, che sì, effettivamente in casa hanno concesso qualcosina in più. Noi, bene o male, al di là dell'ultimo mese, siamo sempre andati a giocare il nostro calcio e sempre a esprimere le nostre capacità, e l'abbiamo fatto anche molto bene. E quindi per noi in casa e in trasferta è la stessa cosa. Forse avremo un piccolo vantaggio che loro in casa qualcosina concedono. Marco Martinelli ha recuperato? Martinelli sì, ha avuto una settimana un po' di affaticamento, ma nessun problema particolare, quindi non ha, è a disposizione. A destra, allora, Gasperoni è lui che ha un problemino al piede, ha preso un calcio giovedì e non è al 100%, oggi si è allenato regolarmente, non è al 100%, dovrò decidere sicuramente all'ultimo. Vuoi la formazione? Sì. In attacco con il Falcesca, praticamente quasi scontato. Certo. Sì, sì, Falcesca Herrera, centrocampo Nigro, Del Sole, Spinosa. L'unico dubbio che ho detto è adesso tra Gasperoni e Brighi, ma c'è anche Ferrari, insomma, in quella zona del campo, in quel ruolo siamo abbastanza coperti e deciderò all'ultimo, insomma. Però con gli attaccanti che hai a disposizione, ovviamente magari di mancanza di tasso, quindi una cosa di portare in avanti, è possibile anche considerare un 4-2-3-1? Ma con questi giocatori adesso a disposizione sicuramente si possono anche trovare altre soluzioni, come dici tu, perché abbiamo dei centrocampisti con rientro di Brighi, naturalmente anche lui è Nigro, che è un ragazzo che in fase di copertura e di difesa è molto valido. Potremmo anche vedere in alcune circostanze di cambiare anche atteggiamento. Quando davanti hai Fall, Herrera, Radoi, Onicastro e Cesca davanti, insomma, diventa anche un potenziale. Sicuramente avremo altre opportunità e altre possibilità di sviluppare un altro calcio. E finora, come dicevo anche l'altra settimana, siamo stati molto bravi a esprimere il 4-3-3. Quando ho cercato di cambiare per esigenze, così non ha dato i frutti che pensavamo, ma in questo modo non l'abbiamo mai provato. Quindi, sì, qui sarebbe una scelta proprio iniziale, quindi sicuramente. La risposta l'ho data anche prima, che non abbiamo tempo per provare tante cose, però staremo un pochino più sul campo, direttore?